Stando alle trame di Una vita, Ramon comincerà ad indossare il parrucchino per sembrare più giovane. Nuovo appuntamento con Una vita, la soap opera spagnola nata da un'idea di Aurora Guerra. Le anticipazioni di agosto si soffermano sull'amicizia nata tra Trini e Benito, il suo ex fidanzato tornato ad Acacias 38 per svolgere alcune commissioni. Il forestiero dimostrerà di provare ancora dei sentimenti per la Crespo. Ramon, nel frattempo, diventerà geloso del rapporto sorto tra la consorte e Benito, tanto da temere di perderla. Una vita anticipazioni, Trini ritrova Benito, Ramon geloso. Trini incontrerà per puro caso Benito, il suo amico d'infanzia giunto ad Acacias 38 per alcuni affari. I telespettatori scopriranno che il nuovo arrivato non è altro che l'ex fidanzato della moglie di Ramon. Lolita, a questo punto, chiederà alla Crespo di non fare la civetta con il forestiero, per non essere giudicata male dai condomini di Acacias 38. Successivamente Ramon accuserà la consorte di lasciarlo troppe volte solo la sera. Il padre di Antonito, a questo punto, diventerà sempre più geloso, tanto da decidere di spiarlo. Il Palacios Senior scoprirà la moglie mentre sta facendo una partita di carte in casa del colonnello Arturo. Trini però tranquillizzerà il marito dicendogli che si tratta solo di un banale passatempo, mentre continuerà a mentire sul legame che aveva avuto con Benito. Trame agosto, Ramon decide di cambiare look. Stando alle anticipazioni di agosto di Una vita, Benito diventerà una presenza fissa delle partite organizzate da Antonito. La Crespo chiederà al figliastro di allontanare Benito dal tavolo verde. Il giovane, infatti, si dimostrerà più interessato a lei che al gioco. Ma ecco arrivare il colpo di scena, Ramon scoprirà che Trini era stata la fidanzata di Benito, durante una conversazione con Lolita. Palacios Senior comincerà a nutrire dei dubbi sul suo matrimonio. Inoltre crederà di non essere più adatto a soddisfare le esigenze della giovane consorte. Per tale ragione Ramon deciderà di cambiare look grazie all'aiuto di Liberto Seller e di suo figlio. Tutto questo darà vita ad una serie di siparietti divertenti, dove Ramon addirittura resterà in mutande dopo aver indossato dei pantaloni un po' troppo attillati per la sua età. Inoltre indosserà un parrucchino per sembrare più attraente. Maria Luisa riterrà infine che Victor Ferrero non sia ancora pronto per convolare a nozze, visto che aveva sperperato moltissimi soldi al gioco.